Spero che, nonostante la poca luce, si veda decentemente. No, non si vede un cazzo. Bene, forse un po' meglio. Comunque, arriviamo giustamente al punto. Un paio di giorni fa Luis Enrique ha fatto una dichiarazione che ha scioccato un po' tutti. Cioè, non è che ha detto se non rimontiamo contro il PSG vado sul tetto di casa mia e mi lancio di sotto. Però ha annunciato che a fine stagione lascerà il Barcellona, che comunque è una scelta che in parte condivido. Lui ha fatto la sua avventura, ha fatto la sua esperienza, ha vinto, tra cui un triplete, mannaggia chi te. E quindi comunque ci sta, no? Dopo un po' di anni a cambiare aria, considerando soprattutto che quest'anno il Barcellona non è che stia facendo una delle migliori stagioni della sua storia. E siccome non che Allegri sia nella stessa situazione, perché secondo me non è così, però nell'ultimo periodo si parla di un possibile addio di Allegri a fine stagione, i giornalisti ovviamente, come sempre, hanno collegato le due cose. Panchina libera al Barcellona, Allegri andrà via dalla Juventus, pam, Allegri al Barcellona. E molti tifosi, come spesso accade, diciamo, ci hanno un po' abboccato e molti mi hanno chiesto di dire la mia, che io, come sempre, ve lo dico con molto piacere. Io non dico che Allegri non andrà al Barcellona, perché comunque non è che sono come Nainggolan che azzecca i risultati dei due. No, dai, non facciamo polemiche, per l'amor di Dio, già che sono state giornate intense. Però comunque, a parte tutto, io non è che ho la palla di vetro per dire se Allegri andrà effettivamente o no al Barcellona. Però secondo me no, cioè non più che altro perché non è valido. Però diciamo che in Spagna, in particolar modo nel Barcellona, nel Real Madrid e nei maggiori club spagnoli, si predilige un gioco, diciamo, spettacolare, no? Non molto tattico o altro. Tiki-taka, passaggi veloci, spettacoli, intrattenimento, 10.000 gol fatti, 450 gol subiti e tutti felici. E per questa motivazione principale io non vedo Allegri come allenatore adatto per il Barcellona. Oh, sicuramente c'ha le sue carte in regola e magari andrà al Barcellona e vincerà tutto, però ribadisco, questo è il mio punto di vista. Magari vedrei meglio al Barcellona degli allenatori tipo Sarri, no? Molto spettacolari, che badano un pochino meno alla tattica e alla difesa, ma molto all'attacco, al gioco, allo spettacolo. Poi sappiamo, no? Il Napoli dà del tuo al Barcellona. No, basta polemica, ragazzi, veramente, se no mi ritrovo una caterva di insulti, no. Però comunque l'esempio di Sarri era vero, quel tipo di allenatore lì. Però magari è altrettanto vero che se abbini a un ottimo gioco con dei campioni del calibro di Messi, Neymar, Suarez, Iniesta, tutti quei top player che ha al Barcellona, e in più una tattica e una fase difensiva degna del migliore Allegri, sicuramente potrebbe venire fuori una bella cosa. Magari non un Barcellona spettacolare al massimo, però un Barcellona più attento alla fase difensiva, che quando però si ritrova sulla tre quarti avversaria sono cazzi un pochino per tutti. Però ribadisco ulteriormente, secondo me Allegri non è l'allenatore proprio adatto per il Barcellona. Magari già con l'Arsenal la questione potrebbe cambiare, con i tifosi dell'Arsenal che si sono proprio fracassati le palle di Wenger in panchina, dove il calcio inglese è comunque abbastanza tattico, dove la tattica serve e gli italiani fanno bene, e si è visto con Ranieri, con Conte, ma comunque anche Mazzarri non credo stia facendo proprio schifo. Ora vado un attimo a controllare. No, esatto, è dodicesimo per una squadra come il Watford, direi che è più che buono. Io diciamo lo vedo meglio in un campionato come quello inglese, però boh, staremo a vedere. Detto ciò, se tu la pensi come me, ti invito a lasciare un mi piace e scrivimi qui sotto che cosa ne pensi, se secondo te Allegri è adatto al Barcellona, è meglio adatto al calcio inglese, o magari se ti va condividi il video per aiutarmi a crescere. Se ancora non l'hai fatto ti invito ad iscriverti al canale. Io ti mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare, fino alla fine, forza Juve!